Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Io non mi sono preparato nessun discorso, non ho preparato niente. Volevo arrivare a questa serata completamente affidandomi a tutto quello che potevo esprimere cantando, più dopo se c'è la possibilità anche dicendo qualcosa con le parole. Però è molto difficile, anche perché vorrei dirvi delle cose che delle volte sono come si dice, dolorose da tirare fuori anche per me. Comunque, questa è una sera, sarà la sera in cui io morirò alla fine. Loro venderanno un sacco di dischi, perché saranno i dischi, gli ultimi dischi del cantante che è appena deceduto. Morirò perché questa sera è bellissima. Oggi c'era solo una specie di minaccia del tempo, invece si è tutto aggiustato, anzi, è venuta fuori una luna bellissima. Ed è la stessa luna che c'è suonata sulle magliette che i ragazzi del festival hanno organizzato. Io volevo soprattutto entrarci dentro piano piano, senza tante... volevo fare in modo che questa serata fosse una specie di numero zero, come se si partisse dall'inizio, quando nel 1963 ci siamo trovati in una cantina a Novi di Modena con Beppe Carletti ed altri amici che non ci sono più. Ecco, è come se fosse quella, la stessa volta, e questa specie di ritorno cominciando a Novellara, secondo me è proprio una cosa che ci porteremo dietro nel tempo, e questo è bellissimo. Una notte di luglio, il primo luglio, che sembra un uno magico, siete in tantissimi, molti di voi sono di qua intorno, eccetera, ma moltissimi di voi hanno fatto moltissimi chilometri per arrivare questa sera, e io non riesco ancora a capire, a sapere come hanno fatto a saperlo, perché non... l'avete sentito nel cuore, c'era una specie di richiamo del sangue, io capì, è una cosa così senz'altro. Infatti volevo leggervi un bigliettino per dire, so che moltissimi di voi vengono da tante parti, ma ad esempio so anche, molti di voi li conosco perché ho visto le facce in giro, ma ad esempio questi due ragazzi dicono: bentornati finalmente, Beppe non solo la faccia da fratello maggiore, ma la voglia concreta di ricominciare, Augusto ritorni a cantare perché sei giusto, Dante gli amici non aspettano che te, Daniele e Cico benvenuti, ancora noi con 311 chilometri alle spalle, sempre nomadi, Milenka e Mara. Ecco, questi 311 chilometri spesi per venire qua questa sera, spero alla fine che siano spesi bene, Cico. Ecco, vi presento prima di tutto ufficialmente i nuovi amici che fanno parte della famiglia. Cico Falzon, Cico. Daniele, vieni qua. Daniele Campani. Adesso sembrano tranquilli. Fate un attimo, sì. Fate le pulsazioni. Adesso sembrano tranquilli, ma loro lo sanno e lo sappiamo anche noi cosa gli bolle dentro. E noi faremo in modo che niente, alla fine di stasera sembra che noi siamo insieme da mille anni. Va bene, Cico? Allora, grazie Novellara. Grazie a tutti, e volevo regalare la prima canzone, che è ancora una canzone magica, a delle persone che hanno... quando hanno sentito che forse tutto andava a rotoli, eccetera, hanno pianto, proprio, ma un pianto non è una cosa da fans o da ammiratore, è una cosa profonda così, e questi vengono da Ferrara, è una famiglia, Gilberto, Cristiano e Natalia. Ecco, loro, per loro siamo diventati una specie di ragione di vita, e io in fondo a me stesso ho detto: se noi siamo la loro ragione di vita, bisogna continuare. Grazie Novellara, e questo è l'inizio di un lungo viaggio. 1° luglio 1990, sempre nomadi.